anche i bambini come Capitan Lo Conte sono venuti qui per divertirsi, per giocare con le altalene, ma hanno avuto la spiacevole sorpresa, ormai purtroppo non da poco tempo, che le altalene, come potete vedere, mancano. E questo, non a caso, è stato il luogo scelto dal Maggio all'Infanzia per presentare l'iniziativa. Giusto, Augusto Masiello? Giustissimo. Qualche cosa non va e quindi dobbiamo trovare una soluzione a questo problema. Diciamo che qualcosa va e qualcosa può andare meglio. Quindi noi abbiamo scelto questo posto perché ben presto verranno ripristinate le giostrine per i bambini. Bisogna dire che l'amministrazione comunale fa quello che può, nel senso che qui c'erano, funzionavano, erano belle, qualcuno le ha rotte. A volte sono i piccoli, a volte sono i grandi, è un problema di cultura, quindi bisogna lavorare sulla cultura, perché se questi spazi vengono sentiti propri dai cittadini, appunto, come nessuno spaccherebbe una giostrina a casa propria, così nessuno la potrebbe spaccare qui. Noi non riusciamo più a soddisfare tutte le richieste, tutti gli spettacoli sono già esauriti da tempo. Quindi c'è tanta gente che non, purtroppo non può partecipare perché gli spazi sono pochi o sono piccoli o a volte anche inadeguati. Certo, e quello che abbiamo lo utilizziamo al massimo, bisogna insistere. Abbiamo coinvolto dei privati, mi fa molto piacere ricordare che qui ci sono degli sponsor privati che sostengono l'iniziativa. Quindi diciamo bisogna sviluppare questo circolo virtuoso. Io dico sempre che se c'è bisogno di 3 euro per fare qualcosa, 1 euro lo deve mettere il cittadino spettatore, 1 euro lo deve mettere la pubblica amministrazione e 1 euro lo devono mettere le imprese del territorio. Questa è la filosofia che cerchiamo di portare avanti anche col Maggio all'Infanzia, come anche esempio di buone pratiche. La nomino sindaco di Bari. L'investitura ufficiale di Capitan Lo Conte ha pure i soldi per farlo, guardi che sono tanti e può fare quello che vuole. La prima iniziativa a misura di bambino del sindaco Augusto Masiello. Bah, guardi, basterebbe veramente ripristinare le strutture che i nostri nonni nell'Ottocento avevano messo in moto. Ma vale la stessa roba per l'università, per tutti gli spazi di cultura. Se lei si immagina che noi viviamo ancora nel flacco, nello scacchi, cioè in strutture che i nostri nonni avevano costruito quando appunto chi andava a scuola e quando i bambini erano pochi, oggi con la popolazione che abbiamo noi per fortuna abbiamo ancora quelle strutture. Quindi innanzitutto recupero dell'esistente e poi chiaramente un piano di sviluppo. Dalla Pineta San Francesco, dove mi ricordo io andavo a patinare, a giocare, a fare tant'altro, per esempio al cinema Teatro Redentore, dove io appunto vedevo spettacoli, vedevo film, che è chiuso da anni, il recupero del Margherita, del Santa Lucia, del Cursa, c'è tutta la storia della manifattura dei tabacchi, c'è una lista incredibile. Bisogna prendere esempio dalla Francia, per esempio le Maison de la Jeunesse, le Maison de la Culture costano pochissimo e possono veramente risolvere i problemi anche economici di un quartiere. Grazie da Augusto Masiello, alla prossima avventura. Grazie, alla prossima.